Buongiorno e benvenuti a questa seconda giornata dei laboratori dal basso qui nella sede dell'officina del piano per il par del piano per il parco del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e oggi abbiamo insomma l'onore di avere Giorgio Boscaglie con noi, che è il direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che è uno, diciamo, dei parchi dove la naturalità e la biodiversità è eccelsa, è più spinta, è presente in Italia. È un parco di storia antica, almeno per le parti forestali soprattutto, no? Sia come gestione sia come proprio storia fisica e culturale. E la giornata di oggi è dedicata come dire, a un animale straordinario, il principe dei predatori, almeno per quanto riguarda noi, ora anche il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, perché poi, come vi dirà Luciana Zollo e Anna Grazia Frasanito, insomma, i dati, i risultati delle nostre indagini sulla presenza del lupo, che vanno ormai avanti dal 2010, 2009-2010, ininterrottamente, ormai ci hanno dato dati importanti che prima non avevamo. E ovviamente tutto questo, come dicevo anche ieri, nel primo incontro entra tutto a far parte dello strumento di gestione principale che il parco ha a disposizione, che la legge gli assegna, che è quello del piano per il parco, per cui questa officina è nata a gennaio del 2011, se non ricordo male. L'officina nacque proprio per divulgare i contenuti del piano, e nacque dopo un'azione di promozione sul territorio per quanto riguardava i contenuti del piano, e lavora per questo, lavora come fucina, come appunto officina per le attività del parco. L'adozione del piano per il parco da parte della Regione, che è avvenuta l'8 gennaio scorso in giunta regionale, è un passo fondamentale. Insomma, nei 23 parchi nazionali, ne parlavamo prima con Giorgio, pochi, ormai, insomma, forse la metà più o meno, hanno uno Un strumento di piano, pianificazione. non ci si arriva. Uno strumento di pianificazione vigente, e tutti gli altri sono in fase D. Il nostro lavoro sul piano è stato un lavoro abbastanza complesso, ma molto partecipato, molto pubblico, diciamo così. È iniziato nel 2008 e il Consiglio direttivo ha approvato le proposte di piano e regolamento a maggio del 2010, consegnate alla Regione all'inizio di giugno del 2010, e poi è iniziato questo processo, devo dire molto lungo, anche troppo, con la Regione per arrivare all'adozione. Adozione che ovviamente ci ha processo con la Regione, che ci ha consentito però anche di rivedere alcune cose nella prima proposta di piano, che ovviamente, insomma, alla luce delle nostre esperienze fatte nel tempo, eccetera, ci hanno consentito di migliorare il piano stesso, le norme tecniche, le conoscenze, la base di conoscenza, tutto l'apparato cartografico, eccetera, eccetera, e anche di avviare e chiudere la fase di valutazione ambientale strategica, che non è una cosa di poco conto per chi più o meno naviga in questi mari perigliosi, perché la stessa applicazione della valutazione strategica ai piani per i parchi è una cosa piuttosto discussa. Noi l'abbiamo fatto, come dire, ci siamo attenuti alla piena legalità da questo punto di vista, e ora
andiamo avanti, perché dopo l'adozione del piano c'è tutta la fase delle osservazioni e delle deduzioni. Noi contiamo di arrivare prima delle elezioni regionali all'approvazione del piano da parte della regione, mentre per il regolamento del parco dobbiamo aspettare ancora un po', perché il regolamento segue una strada diversa. Il regolamento viene approvato dal Ministro dell'Ambiente con una previsione legislativa, che è quella della legge quadro, piuttosto così stramba, insomma, sarebbe un po' tutto da cambiare, però è così, e quindi noi contiamo di arrivare nel 2015 ad avere il piano approvato e il regolamento approvato. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti. Oggi parliamo del lupo, e parlare del lupo nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia significa parlare di una presenza discreta in un territorio che... Facciamo sistemare? Credo che siamo in collegamento streaming, giusto? Quindi un saluto in mondo visione, un saluto a tutti coloro che sono collegati attraverso internet ai cinque in questo momento, ma insomma speriamo molti cinque continenti, intendo dire. I cinque continenti, certo. Assolutamente. No, perché ha detto in questo momento o ha notizie di qualche continente che sta emergendo. Oppure... e quindi un saluto a tutti coloro che sono collegati in rete con noi. Noi stiamo facendo sistemare i lupi che stanno, e le lupe che stanno entrando. La sala è piena, quindi direi di bloccare gli accessi, anche per motivi di sicurezza, diciamo. Bene, possiamo continuare? Ciao Giorgio Boscagli. Io vado avanti. Ma l'importante è che non morda e non sale sui divani poi. Questo va bene. Allora, il parterre è piuttosto variegato, perché abbiamo illustri docenti universitari, abbiamo proprietari di suoli, insomma, di nel parco, abbiamo studenti, veterinari, insomma, la cosa è... Quindi la presenza del lupo nel nostro parco è una presenza, cioè uno direbbe, vabbè, ma il lupo nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia dove si mette, capito? Perché lupo, animale tra i più schivi e i più, no, elusivi che ci siano, in un territorio che fa degli spazi aperti la sua connotazione principale anche dal punto di vista paesaggistico, ma non solo, anche dal punto di vista... diciamo della caratterizzazione naturalistica degli habitat principali che connotano il territorio del parco, dice, insomma, complicato, un parco permeabilissimo attraversato da una rete, reticolo stradale, insomma si accede dappertutto, eppure la capacità probabilmente di adattamento di questi animali alle situazioni più particolari è straordinario, e che ci sia un incremento oggettivo della presenza del lupo nel territorio, nella penisola e non solo nella penisola, in Europa in genere, è un dato ormai scientificamente acquisito, tant'è che in Francia, per esempio, no, si sta tornando ad alcune operazioni quantomeno discutibili di controllo delle popolazioni di lupi oltralpe.
Ora, io non vado oltre, non voglio togliere tempo, però vi posso dire che la gestione anche della presenza del lupo nel nostro territorio è una gestione molto particolare. La memoria della presenza del lupo si è persa, quindi anche diciamo, l'approccio delle aziende zootecniche soprattutto alla presenza del lupo va ricostruito, non è semplice, si sono perse le tradizioni di custodia delle greggi, si sono perse le tradizioni di uso dei cani da pastore, si sono perse i saperi che fino agli anni, insomma, 30, io credo che gli ultimi editti sindacali di cattura per il lupo con pagamento della taglia risalgono più o meno agli anni 30 da noi, insomma, tutto questo va ricostruito, poi vi diremo come stiamo cercando di fare con Anna Grazia Frassanito e Luciana Zollo. Finisco dicendo che l'appuntamento di ieri, che era legato alla lana, all'uso della lana, al recupero della lana come materia prima importante, anche che potrebbe essere importante anche dal punto di vista economico, e non è stato evidenziato questo che sto dicendo ora, è frutto soprattutto di un progetto che il parco ha messo in piedi con un consorzio di aziende agrozootecniche del parco che si chiama Murgiaviva, che è il progetto partnership, nel senso di ship pecora, che è stato, credo, insomma, in Italia uno dei più riusciti da questo punto di vista, che ha portato ad avere una quantità di lana raccolta e primi risultati economici per le aziende che hanno aderito, che sono arrivate, credo, oltre il centinaio alla fine dei 3 anni, e che hanno conferito lana che poi è stata selezionata a Biella dal consorzio Wool Company, e ieri c'era Nigel Thompson qui a parlarne. Quindi questo progetto partnership noi contiamo di portarlo avanti anche nel 2015 e almeno nel triennio considerato, e quindi di tornare a parlare della lana come risorsa. Però ovviamente o questo noi lo facciamo in via sistematica anche per esempio con la regione, per cui il patrimonio zootecnico ovino regionale viene coinvolto da questa cosa e abbiamo economia di scala che ci può consentire di avere rapporti con le industrie di trasformazione, per esempio, o di mettere, insomma, nel circolo economico effettivamente la lana, oppure rischia di diventare una cosa piuttosto localistica, cosa che invece noi vorremmo evitare. Bene, io ho finito qui, cedo la parola, credo, a chi è nella scaletta, a Giorgio Boscagli, che ci parla, insomma, di come loro nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi gestiscono la presenza di questo splendido animale che è il lupo. Grazie. Io questo non ne ho bisogno, vero? Anzi, forse conviene spegnerlo per evitare l'effetto. Allora, buongiorno a tutti. Vi faccio due righe di presentazione. Giorgio Boscagli, biologo. Mi occupo biologo con una vocazione di studi per l'ecoetologia dei grandi carnivori. In sintesi, mi sono occupato di lupi e di orsi per tutta la vita, del lupo in particolare me ne occupo dal 1973 più o meno, in tutta l'Italia. Oggi direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un quindicennio fa direttore del Parco Regionale Sirente Velino, buongiorno. Prima ancora biologo e ispettore di sorveglianza del Parco Storico, il Parco Nazionale d'Abruzzo, dove ho come dire, costruito la mia professionalità, la mia esperienza, e dove ho fatto la mia tesi di laurea negli anni 70. Vi dico subito che andrò oltre quello che dice l'amico Fabio, nel senso che parlerò di lupo un po'
po' a 360 gradi, non solo sulla base dell'esperienza del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che però è, come dire, una tappa importante del percorso di ricolonizzazione del lupo nel nostro paese dall'Appennino verso le Alpi. E a questo proposito io ho qui un articolo che ho scritto, di cui poi vi lascio anche il PDF, quelli che lasceranno il proprio account di posta elettronica possono ricevere il PDF di questo articolo, che si chiama Il lupo nell'Appennino.